Per il secondo anno consecutivo, per le feste pasquali, i ristoranti saranno chiusi a causa delle restrizioni previste dall'ultimo DPCM e potranno operare solo tramite il delivery e l'asporto. Insomma, ancora tempi bui per il settore della ristorazione. Gli operatori chiedono di tornare a lavorare riaprendo i propri locali, ovviamente sempre in sicurezza, anche con regole più rigide e maggiori controlli. La stretta, soprattutto a Pasqua e Pasquetta, avrà un impatto molto forte sulle attività ristorative. Per questo motivo, Aria Food, l'associazione dei ristoratori e dei produttori abruzzesi, lancia un nuovo grido d'allarme. Sì, saremo chiusi per il secondo anno consecutivo e quindi sembra un po' il ritorno di un incubo ricorrente. Noi abbiamo avuto un comparto che è stato bloccato, benché si fosse dimostrato pronto a gestire molto bene la dinamica sanitaria, la nuova dinamica sanitaria, quindi il distanziamento, l'accesso regolato alle attività e tutte le attenzioni dovute. Siamo stati messi in blocco. Dopo un anno non c'è stato il calo dei contagi, anzi la situazione è ancora più preoccupante dell'anno precedente. Dopo un anno non c'è stata la riduzione della circolazione dei flussi dei cittadini, che continuano comunque a trasmigrare i servizi e quindi a servirsi per quanto riguarda il nostro comparto in attività attinenti come la mensa industriale, il cibo da sport e quant'altro. Continuano gli assembramenti e negli ultimi periodi inizia anche, diciamo, una specie di rincorsa alle aperture dovute probabilmente a situazioni di disperazione, di grande angoscia, che non vengono nemmeno monitorate. Quindi anche questa assenza di controlli spinge ulteriormente al caos il comparto ed è oggettivamente una situazione insostenibile sotto ogni profilo. Ma noi continuiamo l'interlocuzione con le istituzioni chiedendo una discontinuità profonda rispetto alla gestione che abbiamo visto fino ad oggi. Sia perché appunto, come dicevamo, non ci sono stati i risultati che attendevamo, sia perché le misure messe a disposizione del comparto per sostenersi in questi lunghissimi, tremendi periodi di chiusura non appaiono assolutamente sufficienti. C'è stata una nuova compagine governativa che si è insediata, si affaccia a nuove prese di posizione, ci auguriamo che non vi sia una continuità, come sembra oggi essere programmata. Dobbiamo riflettere e creare un nuovo modo di gestire questa condizione drammatica.